Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta. Vules far venire penora sola, lo tempo bello de lo guida campana, quando lo chiamiva spunneva al volo, te steva a sentire e te deve una mano, e vola, 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 e vola lo cantoni, se stizza lo comune, ma viscia sta a sentire. 49esima puntata di Carta Canta con Fabio Fidanza, ingegnere informatico e responsabile della Macaroni Bros. Che è successo, Fabio? Caro Giancarlo, io nel tempo libero, tra virgolette, mi occupo di organizzare eventi per portare un po' di bellezza nella nostra città. E in genere lo faccio utilizzando soldi nostri propri. Perché pubblici. Sappiamo che il comune non è che sta messo benissimo. Quindi un mesetto e una settimana fa ho scritto alla nostra assessora Luca Antoni chiedendo di ascoltare la nostra proposta di evento autofinanziata per sapere che l'avremmo fatto ed eventualmente per usare qualche spazio libero del comune per fare questi concerti. Non ho avuto risposta, ho reiterato la mia richiesta dopo una settimana e oggi siamo al San Berardo il 19 dicembre. Noi purtroppo anche per il comune ci siamo organizzati e abbiamo organizzato l'evento da soli che si terrà a Santa Maria Bitetto, purtroppo non più il 3 gennaio perché avendo aspettato la risposta del comune che non è arrivata abbiamo posticipato, ma siamo comunque contenti, faremo 3 concerti e 3 seminari con gli artisti che faranno i concerti, quindi... So che c'è, non Vittorio il Fenomeno perché è occupato per Capodanno. No, come si chiama? Quello Nicola Stiro, sai quello che suonò qualcosa? No, no, roppo poco. Chet Baker, quello... Chi è Chet Baker? Uno... No, qui... No, 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 qui da noi solo Vittorio il Fenomeno, scusaci. Allora non lo possiamo fare più l'evento. Lo fate lo stesso. Sul manifesto c'è scritto? C'è scritto, sì... Comune di Teramo partecipa? No, c'è scritto sotto al manifesto questo evento è organizzato senza il supporto o il denaro pubblico. Bella figura, vero? Leggo un attimo l'ultima mail di Fabio Fidanza. Gentile Francesca, mi sembra veramente incredibile che dallo scorso 12 novembre lei non abbia avuto un quarto d'ora per ricevere un cittadino. Non ce la faccio più. Carta canta.